Buongiorno, oggi giorno libero dal lavoro, sono felicissima. Questo è l'outfit, non molto nelle mie corde perché di solito mi vesto più sexy. Oggi invece mi sembro una ragazza di 15 anni. Forse nel pomeriggio mi vestirò sexy, domani insomma. Oggi fa caldo, si sta benissimo. Faremo colazione giapponese, italo-giapponese perché io porterò i cannoli, li vado a comprare al mio lavoro. Mentre lei porta gli onigiri, cannoli presi. Faccio provare alla mia amica, vediamo se le piacciono. Guardate che bella con questo vestito oggi, bellissima. You know what I mean? Sei bellissima, you're so pretty. Stiamo preparando il brunch italo-giapponese. Prima cosa, tè verde. Ho portato gli onigiri fatti a mano, ma sono bellissimi, sono troppo carini. Pensandoci adesso, ho chiesto alla mia amica come si dice banana in giapponese. Come si dice? Banana. Quindi perché banana si dice banana in tutte le lingue? L'unica parola che rimane uguale. Ecco il brunch. Abbiamo miso soup, yogurt, onigiri fatti a mano e poi cannoli. La mia amica ha chiesto che cos'è il deodorante. Deodorant. Deodorante. What the heck? San Kilda, no? San Kilda, ok, sono in cima a San Kilda. Bellissimo, vi faccio vedere. Primo tocco della sabbia australiana. Kilda, un po' sporchino, eh? Little bit dirty, poteva andare peggio. Lui è bravissimo che si tuffa. Carino il cagnolino. Questa cosa, no, è impossibile in Italia. È impossibile perché rubano. Questi proprio così, il livello di fiducia è molto alto. Skincare time. Sto usando nuovi prodotti, questo finito. Finalmente io amo finire prodotti, è troppo soddisfacente. Cambiato le lenzuola, cena di stasera, tipo una pasta, non lo so, con una salsa che mi hanno dato al lavoro tipo 3 giorni fa. Io dormo, ci sentiamo domani. Buongiorno, sono le 7:30. Oggi ho dormito benissimo. Ho dormito tipo 8 ore, ma sono proprio riposata. Non mi succedeva da 3 settimane che dormivo bene. Adesso edito il video, mi metto qua, prendo un po' di sole. Che bel tempo oggi. Pranzo di oggi, zucchina. Penso sia la seconda, terza volta che cucino da quando mi sono trasferita. Zucchina quasi frascica. Ecco qua, direi approvato. Semplice, però speriamo sia buono. Adesso mi faccio la doccia. La doccia bollente, anche se fa più caldo, sempre bollente. Make up. Amo essere una donna. Grazie mamma e papà, grazie. Outfit di oggi, maglietta. Aggiunta anche i kuromi e i pantaloni. Allora, oggi mi vedo con Lily. Andiamo a provare il matcha, strawberry matcha, che io non ho mai provato. Sono molto curiosa, quindi entrerò nella mia Klingler era. Prima di uscire devo andare a buttare il piatto. Vi faccio vedere qua, in questo palazzo, dove si butta la spazzatura. Bye bye. Finalmente si può uscire senza giacchetto. Sto solo con la maglietta e sto benissimo. Guarda quante robe hanno. Thank you. Ma sono bellissimi. Questo è tipo patata, non so che è. Questo è peach, quindi pesca e matcha. Questo è buono. Ho lasciato la mia amica. Adesso sto andando al Marvel Stadium perché dopodomani vedo gli Stray Kids per la quarta volta. Vengono qua a Melbourne, quindi voglio vedere. Hanno messo, mi pare, i poster allo stadio, quindi voglio andare. C'è il Marvel Stadium. Eccoli, voglio fare la foto. Si ritorna a casa. Domani devo andare al lavoro alle 9. Buongiorno, sono le 4. Quasi le 5, non riesco a dormire, ho dormito 2 ore, quindi sto mangiando perché avevo fame. Proverò a dormire, ma alle 7 mi devo svegliare per andare al lavoro. Buongiorno di nuovo, sono rinco. Dopo le 5 ho provato a ridormire, ho dormito. Per fortuna la mia amica mi ha dato buca, mi ha detto tipo che lei non ha dormito, quindi dopo lavoro torno a casa e dormirò. Appena uscita dal lavoro, ragazzi, ma che casino! Non è che è primavera, questa è la primavera di Melbourne. Questa è la mia cena, questo panino così. La mia cena. Io ho cenato, però dopo il mio amico arriva con del cibo tra qualche ora, quindi per ammazzare la fame, succo. Faccio un po' di skincare e poi aspetterò il mio amico con il cibo a mezzanotte. Questi sono dei pad con tipo del siero, non lo so che cosa sia, però dovrebbero fare bene. Qua il cibo che è stato offerto. Grazie mille. Grazie. Una di notte. Buongiorno, oggi grande giorno, che bello. Gli Stray Kids concerto. Fitta del concerto sarà questa camicia che ho comprato a Porta Portese 3 euro, con anche questa 1 euro. Scarpette di mia madre, vecchie tipo di 20 anni. Fit indossato. Mi sono messa le canzoni, così ripasso. Questo è il look completo, direi che mi piace. Adesso devo scegliere che accessori portare. Sicuramente ho questo.
e tutte le photocard. Io non è che le colleziono perché devo pagare l'affitto, non c'ho abbastanza soldi per fare pure la colezione. Guardate che bone! No, ma due bone! Andando allo stadio, prendere la maglietta, il merch, poi andiamo a mangiare forse coreano, poi ci siamo. Arrivate! Oggi poi è pure bello per il momento, eh! Una bella giornata! Pranzo da questo coreano che mi ha consigliato la mia amica coreana. Entriamo, entriamo. Io voglio il bibimbap. Sono arrivati i banchan. Questo è kimchi, no? Quindi Dio è arrivato, abbiamo bibimbap senza carne e tteokbokki. Mi sono levata la camicia bianca, se no mi sporco. Vai, vai, mischia, mischia. Massa. Iniziamo con i freebies. Adesso dobbiamo fare la fila. Eccoci, siamo per entrare quasi. Sono entrata. Il soundcheck è finito. Emozionatissima, madonna. Loro bravissimi come sempre. Anche se non mi piace il K-pop, però ho provato ad ascoltarli perché fanno suoni bellissimi, prodotti tra l'altro da loro. Finalmente a letto, è mezzanotte. Adesso ceno perché ho mangiato solo coreano. Poi basta. Io ho fame. A domani. Hello guys, oggi nuovo giorno dall'ascensore. Sto andando a Murales, che è in tema del concerto. Poi andiamo a un caffè sempre in tema del concerto. E poi mi tocca lavorare. Ma che bello oggi, c'è un sole bellissimo. Hanno messo tutti questi alberi. Arrivata al caffè, prendiamo il drink. Io ho scelto Lino. Ciao. Buongiorno, oggi giorno di riposo, ovviamente lavatrice e poi nuovi capelli che ho fatto ieri. Li ho anche tagliati tutto da sola. Devo dire, ogni volta che mi taglio i capelli un parrucchiere muore, eh? Però a me piacciono. Non so cos'è, ho sempre un problema con questa lavatrice, non si apre il cavolo di oblò. Sono disperata perché vorrei evitare che la padrona di casa mi invia un messaggio lungo così e mi butta fuori di casa. Adesso ho messo la centrifuga, l'ho già fatta ma non si apre. Non so che cosa sia successo, ho provato in tutti i modi, non si apre l'oblò. Ce l'ho fatta, non so quale dio mi abbia aiutato. Questa casa cade tutta a pezzi, pure lo stendino è rotto. Vabbè. Oggi fa freschetto, però comunque è il sole, una bella giornata. Le canone siamo venute a fare un keychain in questo negozio. Abbiamo scelti e adesso ci aiuterà a farlo. Yes. E abbiamo fatto mecciato. Mecciato significa quale? Heart in Italian is cuore. 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 Non è cuore. Era cuore, non è cuore. Io voglio Tony, no? Se Tony lo metto al posto di questo. I wanna put Tony here in this here. So do you think it's gonna work? Eccoli come sono venuti, sono bellissimi. Questa settimana è strange, non ho fatto tanto. Adesso sto facendo il curriculum per le farms. Vi faccio vedere perché mi copro, vabbè, per privacy. Forse vado a cena fuori e vado a un caffè, però per il resto sto a casa. Odio stare a casa, detesto stare a casa. Outfit di oggi molto semplice. Dal black perché sono stanca. Borsetta di Hello Kitty però, che rende tutto più magico. Let's go. Siamo pronti, tu sei pronto? Io sono pronta, io sì, tu? Ok. Andiamo. Oggi davvero lovely weather. Tempo bellissimo. Ciao. Buono come sempre. Ma che cavolo è? Raga. Stasera cena fuori. Sto sotto il palazzo di questa ragazza con cui devo uscire, che l'ho incontrata al lavoro. Però raga, io sono così rapibile, cioè a me potrebbero rapire, perché vado a casa della gente che non ho mai visto. Guardate, ho le vertigini. Oddio, che paura. Ma io mi cago sotto, c'ho pure che volo di sotto. Ma che cavolo ce la fa, oh? Non mi butta di sotto. Ho scelto il posto per stasera, Shanghai Village. Speriamo che abbiano opzioni vegetariane. Questo posto è super rumoroso, ma mi viene mal di testa, ma che è? Sempre allo stesso posto, preso katsu col tofu. Assaggiamo il katsu curry col tofu. Per la prima volta. Col riso. C'è una falenona gigante in camera. Sta dietro la finestra, io non so cosa fare, mi fa schifo e la lascio là. Vedete, sta là dietro. Tipo la conquilina. Se c'ha paura, me lo vuole levare. Me l'ha ucciso. Fortuna. Dormo col farfallone. Mi dispiace che è morto. Ciao ragazzi, il video penso possa finire qua. Adesso è la mattina del giorno dopo, andrò al lavoro. Mi aspettano 9 ore di lavoro. Adesso faccio un po' di nuovo il curriculum per le farm. Ciao.